oggi cominciamo, questa è la terza lezione. È la quarta lezione. Quindi voi avete, è la quarta, sì. Avete già avuto modo di avere un'introduzione generale, avete lavorato sulle traduzioni delle voci da altre lingue a Wikipedia in italiano. Ora dedichiamo un po' di tempo a spiegare come è organizzata Wikipedia. Allora, come vedete, ci sono due colonne, la prima uniformità delle voci e la seconda integrazione tra le voci. Uniformità delle voci perché Wikipedia è un'enciclopedia, quindi non è una raccolta di articoli a caso, ma è un'enciclopedia che ha una sua struttura, una sua organizzazione delle informazioni. Non ha una redazione, ma ha delle regole che sono state definite nel corso del tempo da parte dei volontari. E ora vediamo, piano piano ne parlerà poi anche Camelia per quanto riguarda gli aspetti più generali, vediamo un po' l'organizzazione. Le voci. Tutte le voci sono organizzate in modo uniforme, esiste in alto, a sinistra il nome della voce e poi una frase normalmente abbastanza breve che è denominata incipit, nella quale viene indicato l'argomento che sarà trattato nella voce. È un modo sintetico di introdurre la voce, di far capire al lettore di che cosa si parlerà nella voce e per fargli decidere se diciamo, è quella che a lui interessa o non è, non è quella. Sulla destra in alto molte voci hanno un box, noi lo chiamiamo infobox, è un box dove sono presenti gli elementi riassuntivi di quella voce. Diciamo ci sono alcune categorie di voci che hanno questo infobox, c'è differenza per esempio con l'inglese che ne ha molto di più, noi nelle biografie hanno questo infobox i politici, i calciatori, ora non mi viene in mente altro, ma le biografie normali non hanno un infobox in questa forma in alto a destra. A sinistra c'è l'indice, cioè l'elenco di tutti i paragrafi in cui si articola poi la voce. Il corpo della voce contiene i vari paragrafi, contiene le note, contiene le immagini. La lunghezza, diciamo, non c'è un limite alla lunghezza, non deve neanche essere una sovrabbondanza di informazioni perché deve essere una voce enciclopedica, non è un trattato e quindi bisogna dare le informazioni più importanti relativamente all'argomento. E finiscono tutte le voci, finiscono con un blocco di informazione che è uguale per tutti. Qui abbiamo un esempio, vedete la voce propositura di Santa Croce ha un incipit di una riga e mezzo dove dice la propositoria di Santa Croce è la chiesa principale di Greve in Chianti, in provincia di Firenze, diocesi di Fiesole. Questo è un caso nelle voci di edifici, l'infobox c'è sempre e questo, vedete, contiene una fotografia e una serie di elementi sintetici che indicano lo stato, la regione, la località e la religione, il proprietario, la diocesi di appartenenza, l'architetto, lo stile e così via. Poi abbiamo sulla sinistra l'indice con tutti i diversi paragrafi e sotto lo scorrere dei diversi paragrafi con all'interno delle singole paragrafi ci sono i wikilink, come li chiamiamo, cioè i link a altre voci dell'enciclopedia, ci sono le note, ci possono essere altre immagini e così via. Il finale
la fine, dopo diciamo, dopo il corpo della voce, c'è questo, ci sono le note e la bibliografia. Le note sono, diciamo, informazioni relativi a punti specifici della voce, mentre la bibliografia è, diciamo, di un argomento, tratta l'argomento più in generale. Sotto questi due elementi, note e bibliografia vanno sempre messe in questo ordine, prima le note e poi la bibliografia. Ci sono le voci correlate, che sono le altre voci di Wikipedia correlate alla voce. In questo caso, questa finale di voce è alla voce Pontedera, il comune di Pontedera, e quindi correlati sono la storia di Pontedera, l'alluvione a Pontedera e così via. Altri progetti sono gli altri progetti di cui vi avevo parlato io all'inizio della prima lezione. Vi ricordate, vi ho parlato di Commons, Wikisource, Wikiquote, sono 10 gli altri progetti che del mondo Wikimedia. Se ci fossero in quegli altri progetti delle informazioni relative a Pontedera, sarebbero state inserite qui sotto altri progetti. Collegamenti esterni invece sono i collegamenti verso informazioni relative a all'oggetto della voce che si trovano fuori da Wikipedia, quindi sono nel web. Finiscono le voci normalmente con, vedete, il riferimento al portale cui fanno parte, vedremo dopo cosa sono i portali. In questo caso queste sono due barre, diciamo, di navigazione informative. Valdera, se io apro questo box, mi fa vedere tutti i comuni della Valdera, che è una zona del Pisano, mentre se apro questo di sotto mi apre tutti i comuni della provincia di Pisa, che in qualche parte comprendono o non comprendono la zona della Valdera. Sotto c'è le categorie. Tutte le voci hanno sempre una categoria di appartenenza per consentire quei collegamenti che avevamo visto all'inizio nella prima slide. Quindi vi ripeto, la parte finale dopo il corpo della voce sono note, bibliografia, voci correlate, altri progetti, collegamenti esterni, portale, categorie. Vediamo che cos'è il portale. E, diciamo, gran parte delle voci di Wikipedia sono raggruppate attraverso i portali. In questo caso ho messo come esempio il portale cucina e, diciamo, tutte le voci che hanno a che fare con l'alimentazione, con la cucina, hanno al finale della voce il collegamento verso il portale cucina. Entrando nel portale cucina si vedono tutte le voci e che sono in esso contenuto. Il progetto invece è una cosa diversa. Progetto cucina raccoglie le regole, le norme che i wikipediani sono dati, i wikipediani che sono interessati a, diciamo, redarre voci sul tema della cucina, si danno delle regole, si danno delle linee di attività. Queste informazioni sono visibili sul pagina del progetto cucina. Al progetto cucina si affianca la pagina di discussione del progetto cucina, che molto spesso hanno un nome, diciamo, si chiamano pagina di discussione del progetto cucina, ma hanno un nome così scherzoso. Questo si chiama Shebabet ed è la pagina in cui le persone interessate all'argomento della cucina discutono, si fanno domande, ricevono risposte, si confrontano, discutono dell'organizzazione del portale, discutono della forma che devono avere le voci relativamente all'argomento cucina e così via. In sostanza, diciamo, il portale è una parte di Wikipedia che è dedicata ai lettori. Il progetto e il bar tematico sono la parte che coinvolge invece i redattori dell'enciclopedia. Vedete, in questo caso ho fatto un esempio, il portale
cattolicesimo ha, diciamo, si possono ritrovare qui all'interno tutte le voci relative. Il progetto, questo era musei, anche qui, diciamo, ci sono tutti i criteri che si sono dati ai wikipediani relativamente alla scrittura di voci sui musei, al modello di voce per i musei. E questo c'è un esempio di diverse pagine di discussioni relativamente, questo è il Tregatz, è relativo all'arte, birreria appunto ovviamente è relativo al portale della birra, questo invece è relativo ai tanga e questo bookshop invece è relativo ai musei. Sono, diciamo, semplicemente un dare un nome scherzoso alla pagina che di fatto si chiama Progetto Musei Discussione. Un'ultima cosa, Camelia vi aveva parlato dei namespace. Namespace potremmo tradurli forse in diciamo cartelle oppure directory, sono raggruppamenti tematici di pagine. E abbiamo la voce principale che contiene la cartella principale che contiene le voci della bibliografia e ciascuna voce ha dietro di sé, diciamo, una pagina con la discussione su quella voce. Si discute su quella specifica voce, se ci c'è da fare delle migliorie, se va cambiata, se va ampliata, se va ridotta e così via. Abbiamo poi la pagina degli utenti, la pagina su cui voi avete portato la voce tradotta ed è anche questa, diciamo, una caratteristica, si presenta sempre in questo modo con il nome utente due punti e il nome il nickname della persona. Ci sono due categorie di pagine, scusate, devo chiudere tre. Due categorie di pagine che sono molto importanti e hanno un colore di sfondo leggerino, le pagine di aiuto che sono di colore rosa e hanno tutto come nome aiuto due punti e un nome, per esempio aiuto due punti, note, aiuto due punti, template, aiuto due punti, enciclopedicità e così via. E ci sono un altro tipo di pagine che hanno un colore verdino che si chiamano Wikipedia due punti, template di navigazione, che sono, diciamo, delle pagine di aiuto più tagliate verso il come fare tecnicamente. A volte queste due tipologie di pagine si incrociano, diciamo. Alcune informazioni si trovano di qua e di là, ma tenete presente che esistono verdino di sfondo e rosa. E sulla sinistra della barra di navigazione trovate un link aiuto che porta a questa pagina. Questa pagina, come vedete, c'ha molte sottopagine e qui in alto a destra trovate un piccolo video introduttivo a Wikipedia molto efficace e molto chiaro, e per esempio qui a metà vuoi approfondire, c'è un link a manuale molto dettagliato, molto analitico, che può essere risultarvi spesso molto importante perché si riesce a trovare abbastanza facilmente quello di cui si ha bisogno. Finisco con alcune osservazioni sul modo di lavorare dei wikipediani. Vedete, qui esistono una cosa che loro chiamano il lavoro sporco e vengono raggruppate le voci che hanno dei problemi. In questo caso abbiamo le voci sulla campagna che hanno diversi tipi di problemi. Queste sono le pagine su Napoli, queste sono pagine della campagna che hanno bisogno di essere aggiornate oppure aiutate da controllare copyball significa che sono pagine in cui molto probabilmente sono state incollate delle informazioni
senza rispettare le regole che su Wikipedia vietano di fare il copia e incolla da pagine web o da fonti cartacee, perché diciamo Wikipedia si pone un assoluto rispetto del diritto d'autore, e quindi le informazioni che sono trovate per costruire una voce non devono essere ricopiate sulla voce, ma bisogna farne una sintesi. E se le voci sono copiate, vengono generalmente cancellate abbastanza velocemente. Questa è un'altra cosa che chiamano festival di pulizie, e periodicamente vengono definite dei giorni in cui ci si occuperà di un argomento specifico. Quindi è un modo per raggruppare i volontari che si occupano della manutenzione di Wikipedia per concentrarsi su alcune attività in alcuni settori prevalenti. Questo è un altro bot che Camelia ha citato. I bot sono dei programmi automatici che spazzolano, diciamo così, le voci di Wikipedia facendo delle attività automatiche. Tipico è per esempio la correzione della E del verbo essere, che spesso viene scritta con l'accento, non so, io non sono mai capito qual è quello buono, con quello sbagliato, e questo bot lo corregge. Quindi, diciamo, c'è continuamente attorno a questa massa di 1.076.000 voci un lavoro fatto da volontari e da bot per mantenere, migliorare e salvaguardare, diciamo, la qualità dell'enciclopedia. Grazie. Scusate, io mi sono aggiunta con un lieve ritardo, non ho interrotto prima. Sono Caterina. Lì aspettate, levo la condivisione. Grazie Susanna. Posso partire io? Sì. Ok, allora, in questa, diciamo, lezione ripassiamo un attimo quello che è stato detto abbastanza velocemente nella prima lezione, e parliamo soprattutto di enciclopedicità e di fonti, visto che, diciamo, le prossime lezioni saranno quelle diciamo pratiche, in cui si scriveranno voci da capo. A questo punto diciamo condivido il mio schermo. Ok, ditemi se vedete. Ci siamo? Sì, ci vede. Siamo. Ok, perciò sta caricando la presentazione. Ecco, ripeto chi sono. Io sono Camelia Boban di Wikidonne, e questo è il quarto, come diceva Susanna, è la quarta lezione di questo corso. Una cosa che mi fa piacere ripetere quest'anno, che Wikipedia compie 20 anni. Perciò, diciamo, troverete attività durante tutto l'anno. Parliamo di enciclopedicità. L'enciclopedicità, se vi ricordate, era il primo pilastro di Wikipedia. Cioè all'interno di Wikipedia vanno inserite una serie di informazioni, diciamo, enciclopediche. Cioè non vanno inserite voci strutturate come un dizionario, cioè semplicemente delle definizioni, non vanno inserite una serie di link ai blog personali e così via. Le voci non vanno scritte in un modo promozionale, ma in un modo neutrale e così via. Questo è, diciamo, un elenco, un indice di quello che Wikipedia è o non è.
Ricordiamo cosa va inserito, materiale originale ma non le ricerche originali. Materiale originale vuol dire cose che trovate diciamo sul web, però riformulate, non preso copia e incolla esattamente come sono, però non ricerche originali, per esempio la tesi di laurea. Non è un materiale che può essere preso in considerazione. Ricordiamo il copyright, il materiale di pubblico dominio, sono cose che vanno inserite. Si possono fare traduzioni, l'altra volta avevamo iniziato a farle e vi ricordo che andava anche sulle traduzioni, andava inserito un template che faceva vedere che era una traduzione da un'altra lingua. È molto importante il stile in cui viene scritto l'enciclopedia, non è un stile narrativo, è un stile concreto. Non vanno inserite le prove, vandalismi di qualsiasi tipo, materiale sotto copyright, come dicevo, voci scritte in maniera da definizione, da dizionario, elenchi di link, non vanno inserite le opinioni personali, pagine promozionali, pubblicità e anche all'interno delle voci enciclopediche non vanno inserite le informazioni non enciclopediche, quelle considerate non rilevanti per quella biografia. Questa è la pagina del principio, del pilastro dell'enciclopedicità. Come vedete, sta all'interno del namespace, raccontava prima Susanna, del namespace Wikipedia, che contiene generalmente tutte quelle pagine tecniche che riguardano l'enciclopedia. In questo caso vedremo di uno per uno di che si tratta. Tenete conto che generalmente l'enciclopedicità vuol dire rilevanza in un certo ambito che deve essere acquisito già prima della scrittura della pagina in Wikipedia. Questi sono i criteri generali. Una biografia per essere scritta in Wikipedia deve essere rilevante nel proprio ambito, una rilevanza che va acquisita prima, cioè non deve essere già rilevante una biografia affinché venga scritta in Wikipedia e non al contrario, non si scrive prima su Wikipedia e poi diventa rilevante oppure famosa questa parola che viene utilizzata, va molto di moda, famosa perché sta già su Wikipedia, è tutto al contrario. La rilevanza deve essere almeno nazionale, altrimenti viene considerata localismo, cioè una biografia che non è rilevante all'interno dei confini nazionali può essere cancellata tranquillamente. Deve avere alla base delle fonti attendibili, poi vedremo poi in seguito che cosa significano e come vanno inserite. In pratica sono tutte le note che vedete all'interno delle pagine. L'enciclopedicità è un concetto permanente, è solitamente si usa dire in Wikipedia che viene acquisita con la prova dei 10 anni, cioè se da un fatto che ha un impatto in questo momento sui media molto importante, ma nel ciclo di 10 anni se ne dimentica, potrebbe essere non enciclopedica. Questa è una cosa un po' scherzosa, però fa tenere conto un po' del metro di giudizio, una cosa l'enciclopedicità vuol dire quella rilevanza che si mantiene in tempo.
Recentismo, ecco perché diciamo questa è legata anche al recentismo, o un'informazione recente non solo può essere modificata tante volte perché diciamo subisce molte variazioni, possono arrivare delle informazioni in più e diciamo la pagina può essere molto spesso modificata, tant'è che va inserito un template apposito che si chiama recentismo, perciò è preferibilmente evitare questi recentismi che non danno, diciamo, quella sedimentazione delle informazioni che è necessaria ad una voce enciclopedica. E un'altra cosa importante, non diciamo non basare la scelta di una voce da scrivere su analogie, cioè ci sembra che una biografia è molto simile a qualcun'altra, com'è che Tizio ce l'ha la voce su Wikipedia e Caio non ce l'ha, visto che sono tutte e due, non lo so, giornalisti e quant'altro, perché diciamo è un principio che non vale, vanno diciamo sottolineate tante altre cose che non che apparentemente sembrerebbero voci simili, ma poi alla fine non lo sono. E durante questi 20 anni si sono cercati di dare dei criteri specifici di enciclopedicità, giusto per fare un po' di luce, diciamo, per dare un po' di ordine, attraverso il consenso sono stati creati dei criteri specifici. Poi caratteri. Come? Sì. Ingrandisci. Sì, sto cercando di farlo. Vediamo se sì. Allora, vediamo un po' di più. Stiamo a 200, ma vedo che non mi fa vedere, cioè non, in pratica non si allarga, non capisco perché. Sì, vabbè, non pochissimo se è aperto. Ah! Comunque, diciamo che per fare un po' di ordine all'interno dell'enciclopedicità, per dare un po' di regole, nel tempo si sono creati, diciamo, dei criteri specifici di enciclopedicità che sono, diciamo, a titolo orientativo. E questi riguardano, diciamo, le aziende, tutte quelle, diciamo, quei settori, quelle categorie che potevano essere un po' più, diciamo, controverse. Abbiamo, diciamo, dei criteri di enciclopedicità per degli artisti, degli atleti, e qui abbiamo, diciamo, tanti sport, calciatori, ciclisti, poi gruppi musicali, doppiatori, militari e così via. Alcuni di questi criteri, diciamo, sono stati discussi, ma non hanno ricevuto il consenso della comunità, perciò non sono stati diciamo accettati, non sono utilizzati. Vi ricordo che i criteri sono di enciclopedicità, sono solo orientativi, non sono, diciamo, non sono scolpiti in pietra, si possono modificare, si possono aggiustare, ma possono anche essere diciamo sono sufficienti ma non necessari, nel senso che se una biografia incontra questi criteri, ben venga, siamo al 100% sicuri che è enciclopedica, la andiamo a scrivere la biografia. Se non incontra questi criteri, non vuol dire che la biografia non possa essere enciclopedica. Comunque il succo, diciamo, è questo qua. Adesso facciamo il reset, così ritorniamo, okay, alla schermata, diciamo, normale. Parlavamo di fonti attendibili. Le fonti attendibili sono, come si diceva inizialmente, Wikipedia non è una fonte primaria, ma una fonte secondaria se non terziaria. Vuol dire che all'interno di Wikipedia tutto quello che va inserito è già stato scritto da qualche altra parte.
Le fonti che vanno inserite devono essere attendibili, cioè devono essere quelle diciamo pubblicate da editori o da autori che sono considerati affidabili e autorevoli nel loro ramo, nel loro rispetto al soggetto di cui stiamo parlando. Esempio, una fonte può essere attendibile, diciamo, all'interno del non lo so, del topic su dell'argomento che ne so, storia, ma non può essere può non essere attendibile su un argomento diverso, diciamo politica. È il caso, diciamo, di Fox News, che è uno dei siti americani in cui Wikipedia ha considerato che non è fonte attendibile a livello di, diciamo, degli argomenti che riguardano la politica, è uno di questi, diciamo, uno di questi esempi. Perciò Fox News può essere considerato attendibile per tante altre cose, ma non per argomenti riguardanti la politica. Altre fonti, non solo articoli, diciamo, dei media, articoli sui giornali, siti web, ricordo non, per esempio, non i blog, a meno che i blog non sono quei diciamo blog affermati che hanno quella rilevanza, diciamo, all'interno di quello di cui si discute, che non può essere messa in dubbio. Oltre a queste, alle fonti, diciamo, digitali, ci sono le fonti librarie, c'è tutta una serie di fonti che vanno inserite dai cataloghi nazionali, come esempio l'OPAC, il catalogo dell'indice ISBN. Ci sono poi cataloghi delle regioni, cataloghi internazionali come Open Library e WorldCat e varie librerie online. Ho messo qua, diciamo, alcune delle più importanti. Molto spesso si utilizza come fonte un libro di Google Books oppure AB Books, Anobi e così via. Troverete all'interno di Wikipedia anche Amazon come, diciamo, come librerie online accettate, però vi dico la verità che non si mette un libro su Amazon, non va inserito. La verificabilità, cioè le fonti non solo devono essere attendibili, ma si devono anche verificare. La verificabilità vuol dire che tutto quello che viene scritto, la nota, tutto quanto può essere controllato da chiunque, cioè quello che viene affermato, solitamente il motivo per il quale si inserisce all'interno del template, abbiamo visto l'altra volta cita web o cita libro, la URL, in modo che cliccando sulla URL, sul link, si va direttamente, possibilmente anche alla pagina che sostiene quanto stiamo dicendo all'interno della biografia, se non anche il libro, diciamo il libro intero. All'interno del template cita il libro, poi ci sono tutta una serie di parametri che vanno inseriti, che vanno, diciamo, dall'anno di pubblicazione al volume, alla pagina esatta, autore, editore e così via. Cioè tutte queste diciamo si devono essere poter essere controllate da chiunque. Come vedete, verificabilità non significa né verità né correttezza, cioè un'informazione diciamo che può anche essere diciamo falsa, oppure un'informazione non verificabile può essere vera. In caso di contraddizioni, di diciamo di attrive, di conflitti, vanno inserite entrambe le tesi,
Molto spesso, per esempio, succede che si hanno informazioni diverse, contrastanti sulla data di nascita, sul luogo di nascita. A quel punto diciamo che si inseriscono entrambe le informazioni scrivendo secondo delle fonti, la fonte A e con link specifico, secondo la fonte B con link specifico. Questo anche nel caso, diciamo, di controversie all'interno di concetti oppure all'interno del corpo proprio della voce. Come si utilizzano le voci? L'utilizzo delle voci le voci vengono utilizzate attraverso la sezione che è la sezione delle note. Faceva vedere prima diciamo Susanna che una delle sezioni standard di una voce in Wikipedia. Si sente più. Com'è? Dicevo che una delle sezioni diciamo che faceva vedere Susanna prima era la sezione delle note, cioè mano a mano le note vanno inserite nel corpo della pagina. All'interno della sezione che ha semplicemente la sezione delle note, che ha semplicemente un tag che si chiama references, vengono collettate tutte le references, tutte le note con le fonti inserite nel corpo della voce. Le voci, un modo per controllare le voci e consultare le voci è questo qua, è il progetto di coordinamento delle voci, dove potete, diciamo, fare un controllo sulla affidabilità delle informazioni che sono inserite, diciamo, in Wikipedia, e una consultazione permette la consultazione, diciamo, diretta delle fonti. Un'altra risorsa importante è la biblioteca Wikipedia. Cioè, non so se lo sapete, però attraverso, diciamo, la biblioteca Wikipedia, questa è la versione in italiano, esiste anche la versione in inglese che è ancora più grande, c'è la possibilità attraverso, diciamo, delle collaborazioni con fonti accademiche, peer review, di avere accesso a quelle cose, a quelle fonti che altrimenti sarebbero a pagamento. E in questo modo, facendo l'accesso alla biblioteca di Wikipedia, potete potete usufruire di tutte quelle fonti in formato digitale che rappresentano articoli, libri e quant'altro che fanno parte di questa collezione. Potete ricercare, come vedete, un elenco di fonti ad accesso aperto oppure quelli a pagamento. Come dicevo, magari l'accesso dura per un certo periodo di tempo, cioè potete avere accesso eventualmente a, che ne so, per dare un esempio, una settimana a quei articoli peer review accademici che altrimenti dovete pagare. E si parlava delle sezioni delle note. Le sezioni delle note faceva vedere pure Susanna prima, come vedete ci sono i paragrafi che contengono le note, dicevo del tag references, e poi subito dopo il paragrafo della bibliografia. Nelle note vengono raggruppate, diciamo, tutte quelle note inserite all'interno del corpo. Nella bibliografia vanno inseriti diciamo i testi che sono stati alla base della scrittura della voce stessa. Perciò se abbiamo scritto una voce dopo aver letto un libro, oppure abbiamo comunque siamo partiti da un testo scritto oppure anche web, va inserita il testo con tutte le referenze all'interno della bibliografia. Cioè bibliografia viene utilizzata per tutte le volte che si è fatto riferimento a questi testi per scrivere la voce.
I collegamenti esterni invece contengono tutte quelle informazioni, diciamo, collegate alla biografia che stanno al di fuori di, della biografia. Esempio, la voce, stiamo scrivendo la biografia di un artista, i collegamenti esterni solitamente contengono il sito web dell'artista, la pagina riguardante l'artista su, non lo so, sul IMDb, sul database del cinema, oppure la pagina riguardante l'artista su WordCat e così via in altri ambiti. Perciò tutti quei, diciamo, collegamenti al di fuori dell'enciclopedia. Ed è questa qua. Raccontavo del collegamenti esterni, si inseriscono in questo modo. Abbiamo già visto l'altra volta utilizzando Visual Editor, che si inseriscono attraverso l'anello a questa icona della catena, che permette, diciamo, di ricercare i collegamenti esterni all'enciclopedia. Questo è, diciamo, un ripasso di quello che era il Visual Editor per memoria per la prossima volta, che è l'utilizzo di Visual Editor, diciamo quella parte simil editor di testo che permette di inserire paragrafi, di formatare il testo, di inserire citazioni, di inserire, mettere elenchi, inserire collegamenti oppure tanti altri template. E se vi ricordate, diciamo, questa è un'immagine di quello che abbiamo visto l'altra volta. Questi sono i collegamenti interni, pagine all'interno di Wikipedia, pagine già esistenti, collegamenti già esistenti in Wikipedia, che vi ricordo sono i link blu. Il link blu vuol dire che la pagina esiste, il link rosso vuol dire che la pagina non esiste, non è ancora scritta. Oppure il collegamento esterno, in questo caso vedete che il collegamento viene fatto all'articolo di Huffington Post. Le citazioni sono le note, questo è un altro promemoria di come venivano inserite le note, venivano inserite attraverso la funzionalità cita, si potevano inserire citazioni del sito web, dei libri, pubblicazioni, notizie e così via. E questa era la schermata di inserimento del template. Se vi ricordate, inserivamo delle informazioni obbligatorie, che erano l'URL e il titolo. Tutto il resto erano informazioni facoltative che potevate inserire per avere un'informazione più completa, però funzionava anche senza le altre informazioni, e veniva a livello visivo, si presentava in questo modo, come vedete, un'immaginetta, un piccolo numeretto con le parentesi quadre e le informazioni inserite nel template. Altri inserimenti erano invece i template bio, in questo caso gallerie, immagini e così via. Queste sono, ho messo qua come l'altra volta, una serie di link utili che partono dalle guide che ho presentato l'altra volta, alle varie pagine che ho inserito qua sull'utilizzo delle fonti, sulle note, un tour guidato che è carino da seguire, poi facile da seguire, bibliografia e così via. E abbiamo finito. A me abbiamo questi PowerPoint, cioè li puoi mettere a disposizione, magari mandandoceli via mail, queste presentazioni, in modo che possiamo ritrovare un po' tutto quanto? È possibile? Certo, ma
le slide pure le altre volte, non so se questa volta diciamo che non lo caricate, ma la prima lezione è già caricata su Comos, perciò vi darò il link già da adesso, volendo vi do diciamo la link delle slide, che solitamente quando le faccio le carico su Comos, perciò le potete scaricare direttamente da lì. Ok, scusate, credo che ci sia però un problema, poi ne parliamo dopo, Camelia, perché questo è il corso che fa la Regione Lazio, per cui non vorrei che ci fosse poi un conflitto con la Regione, quindi mi sono un po' in difficoltà, poi magari ne parliamo dopo privatamente, ecco, perché questo è un corso finanziato dalla Regione Lazio, per cui deve rientrare nel progetto della Regione Lazio, per cui se andiamo a prendere le lezioni da un'altra parte, io credo che mi potrebbe creare poi un conflitto, quindi devo verificare questa cosa. Vabbè, se tratta di condividere le slide, non si tratta di fare, vabbè, fate come volete, in pratica si tratta semplicemente di mettere a disposizione quello che sto già facendo vedere. Sì, sì, certo, ma siccome nelle slide c'è scritto progetto, non c'è scritto non c'è il logo della Regione Lazio, non mi riconoscono il corso. Cioè nelle slide si fa riferimento a questa lezione come se non fosse un progetto della Regione Lazio. Questo è il problema. Va bene, poi sono decisioni vostre, cioè questa è una cosa vostra. No, l'importante è che non appaia quella slide dove c'è la data di oggi con il corso di toponomastica femminile senza la Regione Lazio. Ecco, questa è la cosa che non deve apparire. Non deve essere una cosa pubblica se non c'è la Regione Lazio, altrimenti non mi finanziano più il corso. Come avete visto qua sotto c'è questo banner, no, che passa con il CUP dei bandi regionali, no? Col CUP sì, che sì, stato visto, segnato... Ho capito quello che stai dicendo, sì sì. No, però diciamo che noi che facciamo parte del corso, magari in qualche questo maniera... Questo lo potete, potete avere questo, non slide separate. Questa registrazione qui, dove c'è il CUP, la potete avere. Sì, non sì, potete sì, avere le slide separate. Questa sicuramente è condivisibile questa qua. Basta che ci sia questa striscetta sotto, capito? Sì, va bene. L'importante è non accedere. Io non voglio entrare, diciamo, nelle vostre cose private, però ecco, magari non le potete avere. Cioè, e ti dico la verità che io da wikipediana non posso non mettere a disposizione quello che ho fatto, perché la filosofia wiki è quella aperta e le slide stanno su Comos. Ma non ci deve essere riferimento a noi. Non mi sembra che non ci sia. Sì, sulla slide di copertina c'è la data e il corso. Il problema è questo, cioè se la regione vede che noi abbiamo utilizzato il progetto con il loro finanziamento senza dare visibilità, la regione non ci riconosce il finanziamento. Noi stiamo anticipando, come dire, no? Funziona così con i bandi regionali. Quindi allora, non è un problema cancellerò questa e ve le potete riprendere tranquillamente. Esatto. Ok, sì, così poi ci dai il link e a questo punto ce la possiamo sì. Grazie. Ok. Domande? Visto che abbiamo, diciamo, altri 40 minuti di domande, se volete. Io credo che ci fosse imprevisto far vedere come si costruisce una voce da capo, no? Mi pareva nel programma? Mi sbaglio? Se mi ricordo bene, era diciamo di dare una. Di dare come compito fare, però comunque insomma non c'è problema, si può.
si può iniziare a far vedere, diciamo, una... In parte è già stato... Sì, diciamo, l'hanno già visto. Sì, no, scusate, io volevo... Sì. Volevo fare invece una domanda sul lavoro, appunto, che dovevamo completare della traduzione, no? E infatti siamo rimasti pure lì indietro, diciamo. Infatti, perché volevo proprio sapere quello. Siccome io ho completato la traduzione, però non mi sono poi soffermata invece sulle note, che vengono visto anche quelle, più che le note, anche la bibliografia viene tradotta in automatico. E lì chiaramente ho qualche domanda, perché per quanto riguarda la bibliografia volevo capire se va effettivamente tradotta, se va lasciato, se va citato. Ecco, quella è una parte che mi domandavo. Dicevamo che la bibliografia essenzialmente è bene se rimane così come in originale, a meno che non ci sia una traduzione in italiano. Cioè andava scritto, diciamo, il titolo dell'opera in italico, e poi, diciamo, tutta una serie di informazioni sull'autore e così. C'è tutta la riga di quello che c'era all'interno. Vediamo se fosse questa, per esempio. Questa ci aveva le note. Dire, come si chiama la persona che è intervenuta? Sono lei. Come sei? Leila Zammar. Ah, bene, grazie. Prego. No, perché siccome praticamente hai visto quando si fa la traduzione automatica, che poi si sistema, ovviamente il traduttore automatico traduce anche la bibliografia, no? Allora, quello che mi domandavo è come faccio invece a non far tradurre la bibliografia, ma a riportarla esattamente così com'è? Perché poi all'interno della bibliografia qualcosa si può cambiare, ma... Scusa, posso rispondere? Ti basta, Leila, andare sulla pagina originale, quella praticamente in lingua, magari in inglese, non lo so tu da cosa stai traducendo, e la copi il libro, copi proprio il libro che intendi, e lo porti nella tua pagina pari, copiandolo, capito? Okay, no, la traduzione si mette solo, come diceva Camelia, se esiste un'edizione italiana di quel libro, allora devi mettere l'italiano, altrimenti tutto resta nella lingua originale. E siccome il sistema, lui è molto solerte, traduce tutto, ma questo invece esatto, dovrebbe tradurlo, per prenderlo come è in originale, vai proprio sulla pagina originale. Quindi praticamente vado nella colonna a fianco. E ma io andrei, guarda, per non confonderti, io andrei proprio nella pagina in inglese della persona che tu stai scrivendo. Vai in bibliografia, ti prendi tutta la bibliografia, se vuoi, e te la riporti di là, pari, te la copi e te la porti nella tua sandbox. Il lavoro successivo, certo, è quello di andare a controllare, io l'ho fatto alcune volte, mi è spuntata qualche edizione italiana, ma non sempre accade, andare a controllare che non ci sia uno di questi testi, magari appunto già stampato e uscito in Italia. E allora lo sostituisci con quello italiano. Ok, sì, insomma ci sono... Però, sì, scusate, sarebbe anche utile trovare bibliografia in più in italiano, naturalmente. Sì, certo, ma è molto, cioè, non capita purtroppo, non capita raramente che ci sia qualcosa di scritto, di tradotto, di pubblicato in italiano. Figuriamoci in più. No, però è giusto cercarlo, ma certo, ma no, non è così, non si trova tanto. Ok. Sì, va bene, insomma, alla fine devo guardare un po', perché poi anche all'interno della bibliografia in realtà qualcosa va tradotto, perché però... Cioè, che cosa? No, nel senso, ti faccio un esempio banale, no? Se ti dice... tratto da oppure libro inserito, guarda, la bibliografia dell'autrice che ho scelto io è vastissima, quindi ti dico, tanto per farti
un esempio, no? Se ci sono degli articoli inseriti in una rivista, poi ti mette fra parentesi no, la rivista. Nova, la rivista, oppure ti mette, come in questo caso, da JSTOR, in inglese c'è several journals have been called, eccetera. Questo ovviamente io lo devo tradurre, no? Sì. Puoi tradurre tratto da, ma insomma non è proprio una finalità. Queste sono state chiamate, no? Eppure. Comunque io farei anche una selezione, nel senso che non è che tutti gli articoli vanno messi, cioè fai una selezione di quelli che ritieni più importanti, le testate più importanti. Se è ricca questa documentazione, molto ricca, molto ricca. Non, magari è ricca ed è giusto che lo sia nella loro lingua. Ma magari noi possiamo fare una selezione delle cose, delle pubblicazioni più importanti. E poi, certo, se vuoi tradurre il tratto da, perché ma no? Il problema è, come dire, per scegliere delle voci piuttosto che altre, uno dovrebbe andarsene a guardare, cioè magari mettere quelle più attendibili rispetto a quelle meno attendibili. E se uno non conosce l'argomento, certo, un po' che fidarsi di chi l'ha messa, cioè voglio dire. Esattamente, no, no, perché mi sembrano tutte molto importanti in realtà. Scusate una cosa, ora una persona, non so se Laila ha detto, dice se uno non conosce l'argomento, allora diciamo, Caterina. Ora, in questo caso, Caterina, scusa, in questo caso stiamo facendo delle esercitazioni. E cioè, partiamo da una lista di voci che ha proposto Camelia e le traduciamo, però il concetto di base è che tu scrivi qualcosa perché conosci quella cosa, quindi diciamo non ci può essere il caso che dici io faccio una voce e non conosco l'argomento normalmente. No, qui parlavamo di traduzioni, per esempio esatto. Il caso della sindaca. No, un'altra cosa importante, non è che noi qui stiamo facendo una traduzione come si fa la traduzione di un libro di narrativa da una lingua a quell'altra, in cui si deve rispettare il testo, lo spirito e il senso che l'autore originario ha dato al suo libro. Qui noi usiamo l'altra lingua come canovaccio per costruire una voce nella lingua italiana, adeguandola alla cultura italiana e quindi eventualmente ampliando, tagliando. Non siamo vincolati minimamente a stare esclusivamente al testo che ci viene dall'altra lingua. Laila, potrei dire un'altra cosa? Sì, sì, sì. La tua voce, diciamo, dovresti cercare di andare meno a capo. Se tu ci fai caso, le voci di Wikipedia non hanno mai delle frasi di una riga e mezzo a capo, una riga e mezzo a capo. Dovresti accorpare un po' di più. Stai quello guardando che quello che ho fatto? Sì, la tua voce su Mahira Khan. No, aspetta, quella era del 2017. Guarda, ho fatto Christine Ladd Franklin. Ah, ho capito. Che non ha ancora pubblicato, allora, è rimasta ancora nel, diciamo, nella... Sì, credo che sia rimasta lì, poverina. Come... Ah, ho capito. Vabbè, allora intanto però diciamo, sistema anche quell'altra voce. Sì, sì, ma quella lì l'ho ritrovata adesso, perché anche perché chiaramente erano rimaste un attimo... anche perché non vorrei pubblicare qualcosa che poi non va bene a livello di criteri, ecco. Sì, sì, sì. Per cui se guardiamo un attimo, non so se riesci a vederla invece quello che ho fatto adesso. Questa è no, si chiama Christine. È ancora nella traduzione. Quindi se, come devo fare? Devi portarla dentro la tua sandbox per farcela vedere. Ok. Non mi ricordo più come si fa. Pubblica, ricordo, allora verifica, tu stai ancora sul tool di traduzione, vero? Stai ancora sulla pagina, sulla sinistra, esatto. Cioè in inglese, perciò stai ancora sul tool. Stai, diciamo, sei arrivata alle opere, vuol dire che sei arrivata quasi alla fine, vero? Con la traduzione. Allora, la traduzione del testo l'ho fatta tutta, chiaramente okay, mi è venuta in automatico, mi è venuta in automatico la traduzione della bibliografia, che era bibliografia e note, che era proprio quello di cui appunto volevo... Le note vanno bene,
perché come diceva Susanna prima, ci passano dei bot che vedono che le note sono in inglese e fanno loro la traduzione automatica del bot, diciamo del template in inglese, dall'inglese in italiano, perciò non preoccuparti. Sulla bibliografia, come ti diceva Manuela, basta che prendi, diciamo, il pezzo in inglese e lo copi dall'altra parte, senza fare add translation, cioè non clicchi, perché dal momento che clicchi te lo traduce in inglese, senza fare add translate prendi proprio il pezzo in inglese e lo copi dall'altra parte. Ok. Se te lo permette, cioè vedi se ti va, se funziona. Scusate, il dall'altra parte per Lela è la tua sandbox, che in questo momento non hai. Manuela, e in questo momento lei non sta nella sandbox perché ancora non l'ha pubblicata nella sandbox. Appunto, quindi dall'altra perciò, parte per lei potrebbe essere l'altra colonna. L'altra colonna. No, ma lei invece diceva non dall'altra colonna, giusto? No, la copi una volta che l'hai portata nella tua sandbox, se così accorci un po' il percorso e c'è meno probabilità di sbagliare. Si poteva fare anche dalla colonna sinistra, colonna destra, ma non è l'altro, esatto. Ho capito, però è un po' più complicato da spiegare, cerchiamo di semplificare le cose. Ma io ci provo a farlo dalla colonna di sinistra a quello di destra, vedo che succede e se succede qualche cosa. Scusate se vi interrompo, siccome ci sono 7, 6, 13 persone che non possono entrare, ma che stanno seguendo la lezione, perché oggi la lezione era complessiva, no? Cioè, io penso che siccome loro non possono parlare, credo che siccome si aspettavano un'esercitazione su una... Allora, facciamo un'esercitazione. Sì, penso che bisognerebbe... Scusami, Leila, se te... Però, siccome oggi... Pensavo fosse utile per tutti. Sì, sì, certo, però siccome non so se loro hanno dei problemi, allora... prima volevo far vedere comunque, perché se ci sono dei problemi, se stiamo parlando di questo, volevo far vedere... il PDF con le traduzioni che ha fatto questo gruppo, che in questo momento non ci può essere, no? Le voci che si sono prenotate o che hanno già o che hanno comunque pubblicato nella loro sandbox. E non so se posso condividere un attimo lo schermo. Qui mi dice ok, vediamo se ci riesco. Intanto per dare un attimo di spazio anche a loro, lo vedete lo schermo? No, non vedete il mio schermo. Va bene, allora adesso vi metto, comunque sono state tradotte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 voci da Nilofer, Matteo, Emma, Fabiola, Marzi, Martina e Marta. Poi ci sono due voci in lavorazione che sono di Nilofer e di Arianna. E poi ci sono 10 voci che hanno già prenotato, ecco, per, insomma, anche per dare un attimo di visibilità a loro che hanno lavorato un sacco in questi giorni. E poi niente, siccome dovrebbero poi da domani hanno come esercitazione quella di provare a fare una traduzione, una voce ex novo, e avevamo previsto che l'esercizio appunto... far vedere come si fa, ecco, penso che magari poi i problemi li risolviamo individualmente, ma facciamo vedere un attimo come agire, come cominciare a creare una nuova voce, ok? Ok, parto con la condivisione allora, della creazione di una nuova voce, ok? Si vede? Sì, si vede. Sta arrivando. Ok. È arrivato. Vediamo un po'. Voglio creare la voce di Louise Lauter. Ricerchiamo prima. Prova a ingrandire i caratteri, scusa.
Si vede? Si vede però? Più grande? Sì, sì, molto meglio. Sì, va bene, va bene. Allora, si inizia sempre dalla sandbox, cioè cliccate sul vostro nome utente, ok? Facciamo, vi faccio vedere dall'inizio. Allora, siete sulla pagina vostra, diciamo sulla pagina utente. Scrivete, mettete lo slash e il nome della biografia che volete scrivere. In questo caso la mia si chiama Louise Lotter. Ok? Premete invio. Vi dice che giustamente questa pagina non esiste. Ok? Per creare la tua pagina clicca qui. Facciamo con Crea, che è con Visual Editor. Ok? Perciò sto all'interno della pagina che voglio creare. Ok? Inizio a inserire i paragrafi. Il primo paragrafo che va inserito riguarda biografia. Ok? E qua inserirò tutto quello che riguarda la biografia. Please. E copio da qui perché già c'ho qualche cosa. Diciamo già creato. Perciò Louise Earhart, che è nata Louise Lotter, è la vedova Schuster, è nata in questa città il 18 aprile, è morta 1975, è stata un'economista tedesca, la moglie del secondo cancelliere della Germania, è questo qua. Ok? Come vedete, questo è un grassetto, cioè all'interno, diciamo, del paragrafo vanno inserite, va formatata il testo a seconda di quello che sono le necessità. Come vedete qua abbiamo già un collegamento a Louise Earhart. Come è stato fatto questo collegamento? In questo modo. Cioè il collegamento, l'iconcina del collegamento, viene inserito il collegamento, si cerca il nome all'interno di Wikipedia, lo troviamo, clicchiamo sopra e viene inserito. Ok? Uguale qua, in questo caso, mettiamo così che non c'è, lo cancelliamo. Dobbiamo inserire il collegamento a questa città. Eccola qua. Appena clicco su collegamento, viene già mi trova l'informazione di cui ho bisogno, cioè la città di cui ho bisogno, che è una città tedesca. Clicco sopra, come vedete il nome da nero è diventato un collegamento, è diventato blu e viene collegato direttamente alla pagina. La stessa cosa va fatta su qualsiasi informazione rilevante, esempio economista tedesca. Queste sono tutte informazioni che non avevano inizialmente collegamento, però sono state fatte in seguito attraverso sempre l'iconcina collegamento a economista tedesca, moglie, cancelliere è un'altra voce che esiste in Wikipedia, della Germania. Come vedete c'è già diciamo, la voce cancelliere della Germania in Wikipedia e il nome, e questa è la seconda, il collegamento alla seconda guerra mondiale. Perciò in questo momento, diciamo, abbiamo l'informazione che riguarda la biografia di questa persona inserita nella voce, la prima parte, diciamo che possiamo anche pubblicarla. Ricordatevi di pubblicare ogni tanto per non perdere le informazioni. Cioè ogni, io non so dire se ogni 10-15 minuti
però non lasciate mai che riempite tutta la, scrivete tutta la voce e non avete fatto il salva, che poi succede, che ne so, qualche defezione della rete oppure qualsiasi altra cosa che può intervenire e avete perso tutto il lavoro. Perciò in questo momento che cosa scrivo? Come vi ricordo, va inserito l'oggetto. Tutte le volte che inserite qualche cosa, fate un cambiamento a una pagina, dovete descrivere cosa avete fatto. E in questo caso, inserimento, biografia. E pubblica vuol dire salvare la pagina, ok? Vi ricordo che stiamo sempre all'interno della pagina utente. Ok, come vedete visualmente si presenta in questo modo la sezione biografia con diciamo il nome suo, il nome da non sposata, vedova, il nome da vedova e tutte le altre informazioni, queste in grassetto sono state messe in grassetto e tutte le altre informazioni diciamo con i collegamenti, come vedete se clicco sul cancelliere mi porta direttamente alla pagina del cancelliere della Germania. Ok, abbiamo scritto la biografia. Se vi ricordate quello che era qui, diciamo le note, non mi ricordo quale era, era l'ordine delle sezioni, erano diciamo la parte delle informazioni, biografia, poi seguiva note, bibliografia, voci correlate, altri progetti, collegamenti esterni. La stessa identica cosa facciamo anche qua. Di questa bibliografia in questo momento abbiamo inserito diciamo solo questa informazione relativa alla data di nascita e diciamo al grado di parentela. In questo caso abbiamo inserito questa informazione che normalmente, come dicevamo, non si inserisce all'interno dell'incipit, il grado di parentela con qualcuno, essere la moglie di, essere la figlia di, solitamente sono informazioni che non vanno inserite nell'incipit, a meno che non si tratta di una cosa estremamente importante, esempio moglie del re di un paese, oppure solo in questo caso del cancelliere, però volendo si può anche omettere un'informazione che può essere inserita anche all'interno del corpo della voce. In questo caso abbiamo deciso di mantenerla. Questa è la voce della biografia. Ovviamente qua vanno inserite tante altri paragrafi, non più come intestazione, che intestazione diciamo è la sezione in se stessa, e abbiamo detto che intestazione di questo tipo abbiamo le note, la bibliografia, le voci correlate, i collegamenti esterni e così via. Diciamo che in questo caso dobbiamo inserire un po' di note. Inseriamo un'altra sezione che si chiamerà note. Inseriamo un'altra sezione che si chiamerà bibliografia. Non è detto che può anche darsi che non ce l'abbiamo. Inseriamo un'altra sezione che si chiama voci correlate. In questo caso la voce correlata potrebbe essere quella del marito. E l'altra sezione, abbiamo detto, collegamenti esterni. Questa è la struttura, diciamo, della biografia, quello che... ok, qua voci correlate, e abbiamo anche l'intestazione di altri progetti.
dentro dei oggetti che sono, possono essere le immagini in Commons, possono essere altre voci relative a questa biografia in Wikiquote oppure Wikisource. Ad esempio, via. Scusate, la sezione opere, no? Se stiamo parlando di una letterata, non esiste una sezione che si chiama opere, non so. Allora, sì, quando si tratta di opere, quando si tratta di premi e riconoscimenti, quando si tratta, diciamo, di cose che riguardano la biografia, si scrivono solitamente dopo la sezione di biografia. Cioè queste note, bibliografia, voci correlate, altri progetti, collegamenti esterni, sono quelle sezioni cosiddette necessarie tecniche. Tutte le altre informazioni possono essere raggruppate all'interno di altre sezioni che vanno dopo quella della biografia. Perciò in questo caso possiamo inserire intestazioni opere, e anche qui volendo dipende il numero delle opere. Solitamente se sono più di, che ne so, 20-30, si fa una selezione, come diceva Manuela prima, e si fa una selezione delle più importanti. Mettiamo che troviamo 100 opere, non è importante metterle tutte quante. Mettiamo anche un'altra sezione che può essere, è quella dei premi e riconoscimenti. Un'altra sezione che può essere inserita è quello delle, ho messo troppo spazi, onorificenze. Coscienze? No. Onori. Aspettate. Con lei. Onorificenze. Ok. Altre, in genere queste. Se all'interno della biografia abbiamo una biografia talmente ampia che va divisa per periodi, esempio dal dalla nascita, che ne so, al periodo dell'infanzia, per esempio, mettiamo un paragrafo però con un font minore, perciò invece di intestazione che ci crea, diciamo, questa sezione seguita dalla riga sotto, mettiamo una sezione un po' più piccola e qui scriviamo infanzia, ok? Poi, se abbiamo talmente tante informazioni da dover dividere, diciamo, la biografia in più periodi. Infanzia, poi possiamo inserire altre sezioni, studi, per esempio, se è talmente piena di informazioni che deve avere anche questa, diciamo, una sezione a sé, studi e così via. Un'altra sezione che può essere inserita dopo la biografia, in genere si tiene separata dalla biografia, in cui vanno inserite le informazioni, diciamo, più che altro personali, legate all'infanzia, appunto, ai studi seguiti, alla famiglia, eventualmente anche alla vita privata. C'è chi inserisce all'interno di biografia anche una sezione vita privata, volendo. Poi questa è una scelta che ognuno, diciamo, decide. A qualcuno, per esempio, questa sezione di vita privata mi piace e non la inserisce. Mettiamo che vogliamo inserirla. Se invece vogliamo separare la biografia da quello che è la carriera, inseriamo la carriera e un'altra sezione a sé stante. C'è un'altra sezione che deve essere, diciamo, una di quelle sezioni importanti separate.
e a questo punto teniamo separate le informazioni riguardanti la biografia da quelle della carriera. E anche qua, come per la biografia, se abbiamo molte informazioni che vogliamo anche qua separare in periodi, non lo so, una scoperta particolare, qualche cosa della carriera che ha avuto un impatto, diciamo, sul mondo scientifico, un impatto, diciamo, in generale, anche qui diciamo, si può differenziare in sottoparagrafi. Comunque ricordo che queste sono più o meno, diciamo, le sezioni da tenere in mente per una biografia. Biografia con divisione in periodi oppure diciamo avvenimenti importanti, la carriera, le opere nel caso in cui ci sono, nel caso per esempio degli artisti invece di opere potrebbe essere filmografia qua, anche questa potrebbe essere divisa in non lo so, periodo muto, periodo dopo, può essere divisa in televisione, programmi, documentari, pure qua divisa per tipologia, diciamo, di opere. Nel caso di cantanti, invece di opere, possiamo avere album, pure questi divisi per tipologia di album. C'è tutta una serie, diciamo, di informazioni a seconda di quella che è la nostra biografia. In genere si mantiene questo scheletro, con premi e riconoscimenti e onorificenze, ripeto, solo nel caso in cui questi ci siano, altrimenti non si inseriscono, e solo nel caso in cui siano, diciamo, enciclopedici. È importante inserire un premio Nobel, non è importante inserire il premio, diciamo, il terzo premio alla scuola di ballo del paese. Ecco. Le note, bibliografia, voci correlate e altri progetti con collegamenti esterni sono invece, diciamo, quelle sezioni di default che vanno usate così come sono, anche qui nel caso in cui l'informazione è presente. Inutile inserire per esempio altri progetti se non abbiamo niente che ci collega a Commons o altri progetti, non abbiamo immagini, non abbiamo citazioni, non abbiamo libri. Uguale voci, difficile che voci correlate non ci sia qualcosa, ma per esempio bibliografia, può darsi pure che diciamo abbiamo spaziato un po' nel web e non c'è bisogno diciamo di inserire una bibliografia apposita in questo caso, non si inserisce. Ok, struttura, e questa era la struttura della pagina. Vi ricordo, questa è una modifica minore, in genere va cercato nel momento in cui avete fatto diciamo, modifiche di poca importanza, avete messo una virgola, avete corretto, diciamo, una lettera e così via. In questo caso non c'è bisogno. E come vediamo abbiamo tutto strutturato, la biografia con le sotto sezioni, la carriera, le opere, premi, onorificenze, note, bibliografia e così via, tutte le informazioni. Mettiamo adesso che vogliamo inserire delle note all'interno della bibliografia, perché se vedo qua, sì, qualche cosa si può anche inserire come note. Ok. Perciò diciamo, vediamo un attimo, ripetiamo un attimo, rivediamo come si inseriscono le note. E, sempre andando, quello che volevo dire è che, come vedete, avete il menu, l'opzione di modifica sia all'interno dell'intera pagina, sia all'interno di ogni singola sezione. Cioè, se voi non volete andare a fare la modifica sulla pagina intera, ma volete rimanere concentrati sulla singola sezione, si può fare la modifica anche all'interno diciamo, della sezione stessa. Ok, e vediamo che economista tedesca
economista tedesca ha come, diciamo, ha come nota questa cosa qua, e questo è un libro con ISBN. Cerchiamo di prendere questo, queste informazioni. Me le metto un po' da parte, così mano a mano le prenderò. Perciò io all'interno della, diciamo, dell'informazione sulla tedesca, sull'economista tedesca, qua, economista tedesca, io dovrei inserire questa nota. Perciò mi posiziono alla fine della parola tedesca e cito, inserisco, in questo caso è un libro. Ok? Titolo. Abbiamo detto che si chiama... Fatemi ricontrollare come si chiama questo libro. Come vedete, cliccando sul link, quello che dicevo prima, verificabilità. Verificabilità significa che io posso, cliccando sul link, andare a vedere. Il libro si chiama Adenauer, volume 1, volume 14, di Konrad Adenauer. Questo è il titolo. Ok. Informazione che mi serve è proprio il titolo e lo copio esattamente da come è scritto qua. Questo è il titolo. Ok. Aggiungendo, come vedete, non ho la URL, perché essendo un libro potrei pure non avere la URL. La URL è invece obbligatoria nel caso dei siti web. Ok? Però vediamo. Me la dà, ma non è, è facoltativa, come vedete. Perciò mi copio la URL da Google Books e la metto qua. E altre informazioni? Autore. Come si chiama l'autore? Konrad. L'autore. Altro posso inserire? Altri dati, per esempio, editore. Editore Coloni. Perciò, editore, casa editrice Coloni. Un'altra informazione, vediamo l'anno di pubblicazione. Ok, allora, la pubblicazione è questo. Anno della pubblicazione. Okay. Altre informazioni. ISBN, prendiamo questo da 13. ISBN, eccolo qua. Come vedete abbiamo inserito l'autore, il titolo, la URL, anno, editore, ISBN. Nel momento in cui facciamo inserisci, come vedete è apparsa la nota, questo 1 con le parentesi graffe, e qua tutte le informazioni che abbiamo inserito precedentemente. Perciò la nota è apparsa. Abbiamo inserito la nota. Biografia, aggiunta, nota. Per poterla vedere devo inserire qua, come vi dicevo prima, vedete, la nota l'ha messa sotto collegamenti esterni, invece deve apparire sotto note. Per poterla avere sotto note bisogna avere il tag references qua. Io adesso sinceramente non lo so come si faccia questo con Visual Editor, ve lo faccio vedere con Wikitesto, perché si tratta di una cosa velocemente. Come vedete qua, per poterci connettere alle note, va inserito, come dicevo, il tag references, che lo vedete qua, tutto quello che vi ho detto prima, l'ordine delle sezioni, le vedete anche qua andando con Wikitesto.
note, bibliografia, voci correlate, altri progetti, collegamenti e così via. Dicevamo, qua ci serve il tag delle references, che è esattamente questo qua, references. Cioè nel momento in cui io ho messo questo tag qua, tutte le note inserite di sopra si allineano correttamente sotto la sezione note, ok? E pubblico. E come vedete le note non stanno più sotto a collegamenti esterni, ma si sono posizionate dove normalmente, dove devono stare normalmente, cioè sotto la sezione note. Vogliamo mettere un'altra nota, vediamo questo. Ok, questo è un diciamo un articolo Der Spiegel che parla, però purtroppo non possiamo vedere a pagamento, perciò non possiamo, diciamo, possiamo fare a meno, oppure eventualmente cercare un'altra, diciamo, un'altra informazione che ci dica, per esempio un'altra nota che ci dica che è stata la moglie del secondo cancelliere della Germania. Non è essenziale, perché sono informazioni, diciamo, abbastanza note, non c'è bisogno di mettere delle fonti a questa cosa qua, però diciamo che inseriamo giusto per farvi vedere diciamo come funziona. Vediamo qua informazioni, e questa è in inglese. Ok, vediamo se ci dice che è stata, second chancellor federale. Ok, io adesso non, cioè dovremmo proprio leggere tutto l'articolo per vedere che effettivamente, diciamo, viene attestata quella informazione di essere stata la seconda moglie del cancelliere, però diciamo diamo per scontato, diciamo diamo per buono che l'informazione l'abbiamo verificata, c'è in questo articolo, diciamo c'è scritto che lei è stata la seconda moglie del cancelliere. A questo punto che cosa facciamo? Inseriamo come prima la nota, cioè ci posizioniamo alla fine di questa informazione e inseriamo. In questo caso non è un libro, ma è un sito web, ok? Questa è la URL, il titolo lo prendiamo da qui. Vediamo se abbiamo altre informazioni. Allora, vediamo la data. Qua in questo caso, diciamo, è utile anche la data, non solo l'anno, ma abbiamo proprio la data con il mese e l'anno. Perciò data della pubblicazione. E questa è così, e la scriviamo con 7 giugno, perché altrimenti non ci capisce. 7 giugno, ok. Altre informazioni. Che cosa? Altro sappiamo, non abbiamo l'autore, per esempio non sappiamo chi ha scritto questo articolo, no, non ce l'abbiamo purtroppo, però sappiamo che è al sito di New York Times, perciò possiamo inserire come pubblicazione sito. E questa sicuramente poteva andare anche meglio come città news e non come città sito, perché diciamo in pratica è un giornale, però può andare bene anche questa, da New York
dal New York Times. Possiamo ricavare qualcos'altro? Penso di no. Abbiamo il titolo, abbiamo la... Ah, possiamo ricavare, per esempio, la lingua. Sappiamo che la lingua è l'inglese e basta inserire il codice. Okay? Inseriamo. Come vedete, appare la seconda nota, apparsa già qua, come vedete con il simbolo della voce, del codice della lingua e tutte le informazioni che abbiamo messo all'interno del template. E pubblichiamo. Biografia. Nota. Marito. E abbiamo le nostre entrambe le note. E piano piano si costruisce, diciamo, la voce, inserendo ulteriori informazioni per arricchire la biografia, inserendo ulteriori informazioni riguardo alla carriera, perché vi ricordo che una biografia è enciclopedica non in quanto moglie di, figlia di, marito di, ma in quanto abbia fatto qualcosa di rilevante nel suo ambito, perciò di sicuro vanno cercate le informazioni che diciamo attestino la sua importanza, la sua rilevanza in quanto economista. Di sicuro sono informazioni da cercare su siti specializzati, su libri su questo tema diciamo informazioni. Eventualmente possiamo anche vedere se troviamo questa informazione, come abbiamo detto, all'interno della biblioteca di Wikipedia. La biblioteca Wikipedia. Vediamo se troviamo qualche cosa diciamo riguardante a pagamento. Cerchiamo a pagamento. Vediamo a pagamento. Sinceramente non l'ho mai usata. Ah, questo no, scusa, bisogna... Sì. Ecco, questo bisogna abilitarsi, quindi bisogna... Ah, ok. Allora niente. Per avere il password di accesso. Ah, allora qui comunque cioè, spieghi tu questa cosa, Susanna, come bisogna fare? Sì, diciamo, praticamente è una richiesta che viene fatta per avere un password di accesso a banche dati a pagamento, che sono le banche dati cui sono abbonate le università. È un servizio che le università fanno ai wikipediani. E, diciamo, tutta la procedura poi c'è descritta nella pagina specifica. Ah, cioè si fa lì sulla pagina, si fa richiesta di, diciamo, di questa abilitazione. Come potete vedere, siamo entrati, diciamo, in quelli che sono i link a accesso libero nell'università di, diciamo, di un'università di Bologna. Come possiamo vedere, non ci sono informazioni. Però diciamo che già da qui si può andare direttamente sul web e fare una ricerca su Google, eventualmente, ecco, passando anche dalla voce in tedesco, dove, come vedete, ci sono tutta una serie di informazioni che possiamo tranquillamente prendere. Come vedete, Google Translate mi ha fatto la traduzione automatica in italiano. Volendo la possiamo diciamo mantenere in tedesco, e a questo punto diciamo vedere questo, penso che è la stessa nota che abbiamo inserito noi prima, solo che hanno magari più informazioni, e diciamo che si possono prendere da qui, però ovviamente bisogna vedere in relazione a quale informazione è stata messa la nota, cioè non si possono prendere le note così come sono, che ne so, riferite a qualcosa, e non si prendono a casaccio, ecco, devono essere sicuramente riferite a quella informazione precisa. Però Emilia, diciamo che... scusa,
prima che magari i ragazzi se ne vadano, potresti inserire la lista delle voci che su cui da creare? Perché per fare l'esercizio, no, di creazione di voci, dovevamo dare assegnazione, diciamo, una lista di voci, no, di assegnazione degli esercizi. Che esercizi diamo? Ma la lista di voci c'è già e noi abbiamo estratto, diciamo, una trentina di voci che già bastano, avanzano, insomma. Che non quelle delle traduzioni, quelle delle nuove voci. Io, diciamo, ho messo delle voci lì da fare, che poi ci sono. Dove sono? Diciamo, quali sono? Allora, volendo si possono pure non tradurre e iniziare da capo, cioè noi abbiamo messo queste 29, 32, 38 voci che volendo, diciamo, hanno anche la corrispettivo in altre lingue, se no si iniziano da capo, cioè non c'è una regola qua, se uno vuole fare pratica invece di tradurla se la scrive da capo volendo. Diciamo che non abbiamo pensato a voci diciamo da sé, da scrivere da capo, da prendere per ognuno, sinceramente. Comunque, se volete, diciamo, si può fare una ricerca, però diciamo sono sempre voci che si trovano in altre lingue. Si può scegliere se tradurla oppure iniziarla da capo, e questo è questo che sto cercando di dire. Ma biografie italiane da fare non ce ne sono? Penso di sì. E possiamo, eventualmente cerco qualche cosa, per esempio io so che qualche altra biografia che sta nell'enciclopedia Treccani, che non sta in Wikipedia, c'è ancora. Bisogna vedere quante di donne, bisogna vedere se ce ne abbiamo una trentina, perché per dare la possibilità a ognuno di scegliersi una voce. Però io direi che è inutile, diciamo, espanderci su voci nuove da scrivere quando ce ne abbiamo tante ancora da finire nelle sandbox, che non sono state nemmeno finite da tradurre, portare nelle sandbox. Cioè bisogna vedere... Ma l'esercizio di traduzione finiva lì, adesso c'è quello di scrittura ex novo della voce sul programma, capito? Quindi loro nel programma, oggi c'era l'assegnazione di esercizi per nuove scrittura di una biografia proprio, no? Quindi loro... la prossima volta dovrebbero portare una nuova biografia fatta. Quindi... Sì. A questo punto sì, io posso pure prendere... No, dica Amelia. Dico, a questo punto io posso pure andare stasera alla ricerca di mettere una trentina di voci da scrivere da capo. Perfetto. Però vi ripeto, si potrebbero pure prendere, per esempio, Julia Robinson, facciamo finta che non c'è la traduzione, la cominciamo da capo, non l'ha presa nessuno. No, questa la posso scrivere. Sì, sì, ma questa gliele lascerei per chi vuole continuare l'esercizio di traduzione. Se abbiamo delle voci ex novo, noi possiamo. È difficile che non ci siano in altre lingue, questo ti sto dicendo. Se sono italiane è difficile che ci siano. È difficile che non ci siano in altre lingue. Se sono italiane. Però sai che, cioè, italiane sì, questo vuol dire fare una ricerca a vedere se sono enciclopediche oppure no, questo vuol dire una ricerca molto approfondita che ci vorrà un po' di tempo, perché non... Maria Pia, ma diciamo la costruzione di una nuova voce viene fatta con lo schema che ha fatto vedere Camelia e cercando le fonti. In questo caso è facilitato perché le fonti ci sono già nell'altra lingua e quindi si riscrive, diciamo, prendendo come fonte l'altro testo senza usare il modulo di traduzione e, diciamo, in questo caso abbondantemente variando il testo, ampliandolo secondo quello che sono gli elementi più importanti per la nostra cultura di quella persona e cercando fonti anche in italiano. Quindi, diciamo, è un modo più attivo di creare una voce che non è semplicemente tradurre.
Esatto, era semplicemente non passare attraverso il tool di traduzione, ma scriverla da capo, però avendo come base comunque le fonti della lingua in inglese, altrimenti c'è un lavoro immane da fare per trovare fonti per tutti quanti, oppure anche per controllare che è una voce enciclopedica oppure no. E questo soprattutto è il rischio che le voci italiane non siano enciclopediche. Mentre esatto, il rischio è questo, che magari vi posso pure dire scegliete voi, però poi alla fine bisogna controllarlo e vedere che la voce sia enciclopedica oppure no. E questo è il rischio di scegliere le voci che non siano enciclopediche. Però ecco, ripeto, posso eventualmente vedere quale voci, quale biografie italiane di donne mancano in Wikipedia in italiano e fare una lista da lì. Però sì, non è detto che non ci siano in altre lingue, ecco, non è detto che non ci siano in altre lingue. Ecco. Sì. Va bene, però se intanto abbiamo un minimo di lista, così almeno ne assegno io una per una alle ragazze, almeno al gruppo di giovani dei tirocinanti con cui abbiamo questo lavoro in corso, no? Quindi se ce n'è una domanda, ma è possibile anche modificare delle voci che sono già esistenti? Sicuramente. E anche abbiamo anche una lista, scusate che ho chiuso la condivisione, perché insieme a Susanna abbiamo anche messo, volendo, una lista di voci che sarebbero da migliorare. Abbiamo messo qua, per esempio, voci da ampliare o rivedere, che sono queste qua. Come vedete, sono voci che mancano fonti o mancano comunque, sono da rivedere, ed è questa lista di 84 voci. Oppure Susanna ha messo Maria Chiappelli, che come possiamo vedere è abbastanza rimenzita, insomma si potrebbe sicuramente ampliare la biografia, già due righe, insomma. Questa si potrebbe eventualmente ampliare. E poi ci sono altre voci, per esempio qua, ma ritorniamo alle lezioni in precedenza, che sono delle voci dove va finita la traduzione. Cioè quella voce in cui la traduzione è stata fatta talmente in modo automatico che è stato messo questo avviso, che è stata parzialmente tradotta, perciò sicuramente qua è da rivedere. Però, ripeto, stiamo parlando sempre di traduzioni. Oppure, queste sono tutte voci, che hanno anche immagini, che magari è più carino scrivere una voce che ha già un'immagine, che sono voci da scrivere. Ecco, queste qua. Però, ripeto, io aggiungerò eventualmente qua una nuova sezione, non voci da tradurre, ma voci da scrivere da capo, che magari, ripeto, è molto facile che le trovate anche in altre lingue, però cercando di stare sulle biografie di donne italiane. Ok? Va bene, ok. Va bene. Allora buona serata. Segnatevi l'indirizzo del corso, la pagina che contiene il corso che stiamo facendo, che ho messo lì. Sì, ricordatevi sempre. Ah, l'avevi messo, la rimetto pure io qua, magari è passato di... Ah, non l'avevi messa te, appena messa. Ah, ok. Va bene. Ok, allora. Va bene. Buona serata. Ciao, buon lavoro soprattutto. Grazie, ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, buona serata. Ciao, buonasera. Ciao.